Il CUR Abruzzo 1 ha avuto delle osservazioni da parte del governo, si è avviata quella fase di interlocuzione necessaria tra la regione e il governo, al termine della quale comunque si è resa necessaria operare alcune modifiche, diciamo, di carattere tecnico, di carattere normativo alla legge per superare queste obiezioni e quindi poi permettere all'intera legge di spiegare gli effetti voluti dal legislatore fin dal momento della sua approvazione. Oggi quindi in commissione abbiamo concluso questo lavoro, c'è stato ovviamente un dibattito abbastanza vivace con i commissari che avevano tutto il diritto e il dovere di sapere e proporre emendamenti, così è stato fatto, i dirigenti hanno chiarito il perché su determinate norme si è dovuto intervenire e credo che la legge, così come emendata e riformulata in commissione, possa superare tutte le problematiche sollevate dal governo e quindi evitare qualunque tipo di impugnativa.